Dio del cielo, se mi vorrai, in mezzo agli altri uomini mi cercherai. Dio del cielo, se mi cercherai. Buon pomeriggio a tutti, siamo sempre del sito coringain.it e questo pomeriggio, un pomeriggio importante per Coringa, per la Chiesa diocesana e per l'associazione Moglietta di Coringa che porta avanti questo il nome di Monsignor Moglietta, che è stato per qualche anno a Lamezia ma ha lasciato una scia di amore praticamente. Allora, un ricordo dal Monsignor Mario Milani, vescovo emerito di Aversa, che ha conosciuto personalmente Monsignor Moglietta e quindi ha un ricordo particolare sicuramente. È vero, perché quando venne 50 anni fa questo grande pastore, che ha lasciato un'eredità ricchissima spirituale e pastorale nella nostra diocesi, io avevo appena 10 mesi di sacerdozio. E fu lui, nella sua lungimiranza e nella benevolenza paterna, a chiamarmi a collaborare negli uffici di curia, allora io ero parroco a Motta Santa Lucia, e ad avviarmi a un servizio diocesano a largo raggio e in fondo a inserirmi in quella attività apostolica della Chiesa che è tutta protesa per portare al mondo quel Vangelo di salvezza, il Vangelo vivente che è Cristo Gesù. Monsignor Moglietta è stato veramente il buon pastore che ha offerto la vita per il suo gregge, e il Signore gliela chiese così presto e repentinamente, per cui quasi neanche 2 anni, ma quello che ha lasciato è veramente un patrimonio di cui vive ancora la nostra Chiesa Lametina. Sì, questo appunto, forse il miracolo maggiore di Monsignor Moglietta è proprio questo, cioè nonostante il suo mandato, la sua breve permanenza come vescovo della diocesi della Lamezia Terme, ha lasciato una scia indimenticabile. Tuttora nascono associazioni e si ricorda anche in questa maniera questo pastore che ha saputo guidare un gregge difficile come quello di Lamezia, mi pare che sia così. E la comune testimonianza di tutto il popolo. Io ricordo bene, è vero, il giorno triste, insieme glorioso, perché sono convintissimo che è nella gloria dei santi, quel primo aprile 1963, quando appena i rintocchi della cattedrale verso le ore 13 diedero l'annuncio della morte del vescovo, l'episcopio fu invaso. E poi dovemmo tenere esposto il cadavere per ben 4 giorni, notte e giorno, con un'affluenza di fedeli, di partecipazione alle sante messe, confessioni, comunioni, perché il popolo lo ha sempre venerato e lo venera come un santo. Ringraziamo Monsignor Mario Milani di questa breve intervista, adesso ci avviamo verso il convegno che si terrà qui nella Chiesa Matrice e ricordiamo anche in questo modo appunto questa figura luminosa della Diocesi. Grazie, sono veramente lieto di essere qui, sono venuto apposta dalla Diocesi dove ho svolto il mio servizio per 13 anni, rientro dopo 21 anni di episcopato, ma mi devo felicitare che con questa iniziativa, con l'associazione Moglietta di Coringa e con i promotori del convegno, perché la figura di Monsignor Moglietta
deve rimanere sempre nei nostri cuori. Grazie. Dio del cielo, se mi vorrai, in mezzo agli altri uomini mi cercherai. Dio del